31 delle 41 opere che erano all'asta sono state aggiudicate, le altre 10 sono state invece già prenotate. Va perciò in archivio con un pienone di consensi l'iniziativa dell'Associazione Quartiere San Giuliano, che fa dunque centro con tutto il proprio portato di innovazione. È stata grande la partecipazione sabato sera al ristorante San Benedetto per il Gran Galà del Mecenate, l'iniziativa che ha fatto seguito all'esposizione presso la sede dell'Associazione Agubina della mostra Bottega dal Maestro, con il prezioso inedito lustro firmato Mastro Giorgio accanto a opere di 31 artisti locali. Ed è proprio grazie agli artisti e agli artigiani agubini e del comprensorio che hanno voluto donare un proprio manufatto all'associazione per consentirle di reperire le risorse necessarie all'iniziativa in cantiere che l'obiettivo è stato pienamente centrato in maniera eclatante, fa sapere l'Associazione Quartiere San Giuliano nel corso di una serata tra l'altro piacevolissima. Abbiamo chiesto un contributo agli artisti e agli artigiani e agubini e poi non solo comprensoriali, perché abbiamo avuto anche artisti appunto del comprensorio a noi vicino, al fine di raccogliere un numero di opere per essere messe appunto in all'asta e poter raccogliere con i fondi di quest'asta delle risorse economiche per portare avanti le attività del quartiere, che sono piuttosto onerose, perché fare attività di ristrutturazione di luoghi come la riqualificazione del vicolo della Gora di San Giovanni, l'opera più recente del luglio del 2015, fa le operazioni di formazione nelle scuole come gli antichi Umbri vivono ancora, sempre dell'anno 2015, ma anche guardando al futuro, quindi a uno sviluppo dell'attività culturale Gubbio Città in Armi, che è stata caldeggiata e appunto promozionata dall'associazione, richiede risorse. Quindi come è possibile organizzare questo tipo di attività senza significative entrate economiche? Un'associazione come può attrarre risorse? L'abbiamo fatto in modo originale, del tutto atipico, senza chiedere la sponsorizzazione alla persona del caso, ma chiedendo la partecipazione alla città nel suo complesso. Presente per l'amministrazione comunale, che ha subito sposato l'iniziativa, l'assessore Mancini, mentre battitore d'eccezione è stato Marco Martinelli. Nel corso della serata, oltre a quelli degli esperti Cesare Coppari e Francesco Mariucci, c'è stata anche la relazione dello studioso agubino Fabrizio Cece, che nel suo intervento ha reso pubblica per la prima volta un'altra bella lettera di Federico da Montefeltro, nella quale il duca di Urbino riconferma il suo straordinario affetto per Gubbio.